Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo questo video di questo pane molto semplice, quasi senza impasto. Seguiamo insieme tutti i passaggi. Io ieri sera ho preparato questo prefermento, trovate le dosi all'inizio, prefermento, polish, è un preimpasto, diciamo, vedete, molto liquido. Simile al Licoli. Ne metto soltanto 120 grammi, però userò una farina di tipo 0 e un po' di rimacinata del molino Cipolla, Fratelli Cipolla, un molino che sta a Terracina. Io ogni tanto ci vado, prendo direttamente la farina oppure la ordino online. Allora, sciolgo il prefermento con una parte dell'acqua, farò tutto in ciotola, quindi senza planetaria, senza impastare. Mi peso le farine e mi aggiusto i 500 grammi. Naturalmente potete anche cambiare tipo di farina, se volete usare soltanto 0 oppure mettere invece della semola un po' di tipo 1, ad esempio. Potete aggiustare un pochino come volete. Intanto che preparo la farina, volevo dirvi che ho riaperto la pagina come mi avete chiesto. Erika Official era un nome che mi aveva messo mio nipote, forse. Magari probabilmente se riesco lo cambio, cambio anche il nome. Sì, ogni tanto metto qualcosa, potete anche farmi domande direttamente sulla pagina, perché vedo che stento un pochino a partire, perché sennò altrimenti la richiudo. Allora, mescolo un pochino le farine. E butto dentro dove avevo sciolto un pochino con l'acqua il prefermento. Continuo a mettere acqua. E giro con il cucchiaio, così semplicemente con il cucchiaio. Metto ancora acqua. Posso continuare anche con la mano, eh? Infatti, credo che farò direttamente con la mano. Mettiamo ancora acqua, poi dipende dalle farine che usate, regolatevi con l'acqua. Io qui ne avevo messa 350 ml, però alla fine poi ne ho messa 330. Anche perché abbiamo il prefermento che è leggermente liquido. Ci mettiamo anche il sale, poi. Impasto un pochino così con il pugno. Ok. Sto facendo questo video perché naturalmente non tutti hanno la planetaria. E per far vedere che comunque il pane si fa anche a mano, e anche impastando pochissimo come sto facendo io. Bene, messo anche il sale, impasto un pochino per farlo assorbire bene, però pensandoci bene, dentro l'acqua forse era meglio mettere il sale, però mettendolo sempre alla fine, non insieme al lievito. Allora, come vedete, è un pochino grezzo, però non importa perché adesso lo farò riposare un'oretta. Lo copro naturalmente. Vedrete che piano piano cambia aspetto perché parte comunque la lievitazione, quindi la maglia glutinica. Eccolo qua dopo un'ora di riposo, guardate com'è diverso. Adesso
Ci facciamo qualche piega così dentro direttamente nella ciotola. Anche con le mani, forse è meglio. Ecco, così. Prima di metterlo a lievitare, io qui adesso penso che pulirò questa ciotola, così lo metto direttamente qui, ma prima la pulisco. Ecco qua, vedete che già la maglia glutinica già si è formata, vedete com'è l'impasto? È più compatto ed elastico. Qui ci ho messo un pochino di olio, poco poco, appena per non farlo attaccare. Ecco qua. Ora lo copro e lo lascio a temperatura ambiente fino al raddoppio. Questo perché sto facendo il pane in giornata, quindi sicuramente andrò a cuocere questa sera. Ci metto la pellicola sopra e ok, e ci vediamo dopo. Eccolo qua, sono passate all'incirca 4 ore, però il tempo, insomma, valutate voi ad occhio, deve raddoppiare, sotto avete visto si vedono gli alveoli, quindi è pronto, lievitato molto bene. Oh, se avete problemi per i tempi potete fare anche l'impasto la sera e fare un passaggio in frigo. Io sto facendo tutto in giornata. Adesso ho messo un po' di farina sul piano di lavoro, lo verso, è lievitato tantissimo perché sta facendo caldo, l'ho tenuto anche troppo. Adesso senza smontarlo più di tanto. Lo piego un pochino così, gli do subito la preforma, la forma del filone, ci farò un filone, perché vedete è pieno di bolle, quindi non serve proprio stare lì a fare pieghe. Vedete, guardate le belle bolle di lievitazione che ci sono. Quindi vado subito con la preforma e aggiusto il filone. Quindi avete visto, ho fatto proprio pochissimi passaggi. Vediamo quello che ne esce fuori, naturalmente. Però se lo vedete che non è lievitato così tanto come il mio, magari fate un paio di giri di pieghe. Però per farla semplice, io sto facendo così, poi vediamo come viene il pane, per fare proprio una cosa semplice, semplice. Sto mettendo la semola, per non far attaccare nel cestino. Questo è un cestino dove c'è anche il contenitore di stoffa di cotone. Ok, adesso lo copro e naturalmente aspetto almeno altre 2 ore. Scusatemi i rumori di sottofondo perché avevo la finestra aperta e ci sono dei bambini sotto che giocano. Eccolo qua, vedete come si è gonfiato abbastanza, forse avrei potuto anche aspettare un pochino di più, però vabbè, vado, preparo per la cottura, ho acceso il forno a 250 gradi con vapore, il mio ha il vapore automatico, ho messo due spruzzi all'inizio, altrimenti spruzzate, mettete un pentolino. Adesso lo giro, io ho questa pala che uso che poi, in modo che poi faccio scivolare la carta forno dentro il forno, dentro la teglia o la pietra se avete. Io mi trovo bene con la teglia calda, sinceramente. Metto ancora un po' di semola, ecco qua il mio forno, sta ancora scaldandosi qui. E quando è arrivata a temperatura, poi vado ad infornare. Allora, ci faccio proprio un taglio velocissimo perché vedo che è molto morbido,
Anzi, non riesco a farlo bene, quindi lo inforno e dopo appena 5 minuti velocemente apro e ripasso questo taglio perché così non mi sta venendo proprio un granché. Ok, ecco qua, è temperatura, il vapore sta uscendo e vado, faccio scivolare il pane nel forno. Ok. Ecco qua, vedete, ho già fatto il taglio, come ho visto che si stava gonfiando, tipo 5 minuti, forse un po' di più. Ho aperto velocemente e ho ripassato il taglio. Ed ora continuo la cottura. Ho la cottura, va avanti a vapore per 20 minuti e poi è normale, poi naturalmente abbasso piano piano la temperatura gradualmente da 250 a 220, 200 e 180. In totale sono 45-50 minuti, presto poco. Lascio spiffero e poi il filone, vedete, lo metto diritto in modo che si asciuga un pochino e facendo così si permette al vapore di uscire dall'alto. Eccolo qua, tagliato. Naturalmente ho aspettato che si freddasse un pochino e io direi che è riuscito molto bene. Guardate, senza pieghe, senza impasto, è molto bello e anche croccante. Bene amici, io vi ringrazio della visione e vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale, scusate, a mettere un like, lasciare un like, commentate se volete sotto il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao!